Rai Logos, c'è voglia di modificare la propria natura solo per scopi scientifici? La loro voglia di sapere può attrarre l'attenzione di altre case presenti sul crogiolo? E quale potrebbe essere la conseguenza di una mancata consegna di una commissione? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questa ultima puntata delle cronache di Inca il Ragno, la scriba di Casa Selvaggi ci narrerà l'infanzia di uno dei personaggi più iconici dell'universo Keyforge. Ma prima di iniziare, piccole informazioni di servizio. Come già detto nel penultimo episodio, terminato questo video, entreremo ufficialmente nella rubrica Cosa accade al di fuori del crogiolo, dove si tratteranno trading card games che esuleranno dalla natura originale del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. A breve riceverete maggiori informazioni al riguardo. In più, sto preparando una sorpresa per ognuno di voi. Restate sintonizzati perché se ne vedranno delle belle. Ed ora scopriamo assieme il turbolento passato dello scienziato pasticcione del crogiolo. Dalla penna di Nate French, ecco a voi il prezzo di Dextre. Andiamo a dargli un'occhiata. Se non fosse stato per Dextre, non sarei qui. È la pura verità. Si tende a ricordare la persona che ti ha salvato la vita e a provare un po' di gratitudine. A causa di ciò ero un po' più che obbligata quando, molti cicli dopo, il cyborg dall'aria più triste su cui avessi mai posto gli occhi, Dextre si era modificato con la cibernetica, ma non sembrava fosse andata molto bene, sferragliò fino alla mia casa sull'albero dicendomi di credere che qualcuno stesse tentando di rapirlo. L'inizio della storia va indietro di quasi 20 cicli, quando aprii per la prima volta la mia attività di spia a pagamento. Ero stata incaricata da un individuo anonimo di osservare l'eminente ingegnere cibernetico dottor Archibald Cino subito e fare rapporto sui potenziamenti che stava sviluppando per una serie di entità Logos. Dato che il laboratorio era fin troppo sorvegliato anche per un ragno, il mio compito era infiltrarmi nella casa di Nosubito e vedere cosa sarei riuscita a scoprire. Ancora nuova del mestiere di spia, feci quello che, per essere molto gentili, si potrebbe descrivere come un errore da principiante. Entrare a casa dello scienziato fu abbastanza facile. Restai sospesa sopra il portico fino a quando qualcuno entrò, affrettandomi a seguirlo prima che la porta automatica si chiudesse. L'interno della casa di Nosubito era immacolato. Le pareti erano scivolose, lucidate con un qualche genere di prodotto di pulizia altamente tecnologico al profumo di meliana, che mi rendeva difficile mantenere l'appiglio delle mie 8 zampe. Tornai sulla parte superiore dell'infisso della porta e guardai dall'altro lato della stanza. Era una lunga e stretta cucina ad alta tecnologia. Utensili metallici che sembravano troppo nuovi per essere coinvolti in qualcosa di tanto umile come tagliare e cucinare, erano integrati efficientemente nelle pareti, nei ripiani e nei pensili. Superfici fredde e splendenti, molto splendenti e ventilatori da soffitto. Ventilatori al plurale, tutti che giravano all'unisono. C'era una piccola zona per i pasti, un tavolo per due, dal lato opposto della stanza, dietro cui vidi un ufficio con diversi monitor di computer, tastierini, pannelli di interfaccia e un tavolo da lavoro. Era lì dove dovevo andare. Sempre lì però, seduto immobile su una sedia sotto il tavolo, c'era la nemesi giurata di ogni ragno. Robogatto. Cos'è un robogatto? Secondo gli ingegneri Logos, è l'animale domestico del futuro. Tutti i benefici di un gatto standard, senza bisogno di lettiere e senza graffi sui mobili. Fa le coccole, le fusa, acchiappa guren, topi e insetti. E vedendomi, iniziò a trotterellare attraverso la cucina, fissandomi affamato con i suoi occhi potenziati all'ember. Non avrei avuto vita facile.
Di norma, un ragno sarebbe stato in grado di danzare sul soffitto come fosse una pista da ballo. Tuttavia, le superfici eccessivamente ricoperte di meliana della cucina di Nosubito, in combinazione con la pesante circolazione d'aria causati dai ventilatori a soffitto, rendevano pericolosa quella traversata. Avrei dovuto usare cautela. Tela. Usai un filo per collegare una fune di sicurezza alla sporgenza sopra alla porta e saltai su un angolo di un pannello nel punto in cui il soffitto si collegava alla parete. L'idea era di utilizzare le mie ragnatele come liane e attraversare lo scivoloso soffitto poco alla volta. Fu quello il mio errore. L'ember negli occhi del robogatto brillarono e udì un forte ronzio in direzione del corridoio adiacente. Robo aspiratutto 5150 online, annunciò un'asciutta voce metallica. Un attimo dopo, un aspirapolvere semovente fluttuante spuntò da dietro l'angolo e si fermò sulla soglia a esaminare la stanza. Sembrava che le fibre delle mie ragnatele avessero attivato l'allarme anti-insetti della casa ed automaticamente la procedura di pulizia. Il robo aspiratutto 5150 fluttuò attraverso la stanza, accingendosi a sfrecciare verso la base del lavello. La sua bocchetta estensibile serpeggiò e divorò una pista di briciole di pane cadute. Poi ruotò i sensori naturali nella mia direzione. Per tutti quelli che hanno paura dei ragni, sappiate una cosa. Noi ragni abbiamo almeno 10 volte più paura degli aspirapolvere. Mentre si avvicinava, arretrai, tornando indietro, sperando di riuscire a nascondermi sopra la porta, ma ero entrata nel campo visivo del robo aspiratutto e non si sarebbe arreso. La macchina si avvicinò lentamente. Le mie opzioni stavano per finire. Piazzai quindi parecchi fili di tela in tutta fretta lungo il telaio della porta, tenendomi bassa per resistere all'aspirazione. L'aspirapolvere ora era a livello dei miei occhi, un diavolo rivestito di ferro uscito dalla mente di un inventore folle. Le mie gambe si sforzarono di resistere all'aspirazione del fragoroso motore. Potrebbe essere stata solo la mia immaginazione, ma avrei potuto giurare di aver visto il robogatto leccarsi i baffi meccanici guardandoci dal pavimento. Il robo aspiratutto era solo pochi centimetri di distanza e resistere al risucchio stava diventando impossibile. Reggermi non era più un'opzione, perciò saltai e mi aggrappai con forza alla punta della bocchetta d'aspirazione che per me rappresentava una fauce mortale. Il sistema di intelligenza artificiale della casa, in mancanza di un termine migliore, andò fuori di testa. Le luci di tutti i pannelli della cucina iniziarono a lampeggiare, i ventilatori a soffitto accelerarono alla massima velocità e il robogatto prese a miagolare in un modo che non credereste. L'aspirapolvere fluttuante, con me a bordo, spiraleggiò in basso verso il gatto che si alzò sulle zampe posteriori, pronto a colpirmi. Chiusi gli occhi, pregando l'architetto di tornare a casa sana e salva, e mi preparai al peggio. La mia preghiera vera e propria non venne ascoltata, ma in quel momento la porta si aprì e il giovane Dextre, vedendo la confusione, disse: «Computer, tutto in pausa!» L'effetto fu istantaneo. Il robogatto si immobilizzò nel mentre di una zampata e gli occhi di colpo si affievolirono. Il robot tutto smise di agitarsi e l'aspirazione si spense, e grazie ai suoi sistemi di sicurezza antigravitazionali, esso non cadde a terra rischiando di danneggiarsi. Perfino i ventilatori si fermarono. «Per i sette abissi di Dis, che sta succedendo qui?» mormorò Dextre, vedendomi lì attaccata a cercare di salvarmi la vita. «Sul serio, ragazzi? Tutta questa confusione per un ragno?» Gli occhi di Ember del robogatto parvero in imbarazzo. «Qui, ragno ragnetto!» cantilenò Dextre tendendomi una mano. Fidandomi della mia capacità di capire le persone in quelle situazioni, un talento che tutti i ragni sviluppano in giovane età, corsi in avanti verso il suo palmo aperto. Lui mi portò vicino il volto, esaminando con attenzione i miei colori.
fichissimo! Suppongo che dovrei ringraziarti moltissimo per avermi salvata dal mio inevitabile fato, dissi. Eh? Sai parlare? A onore del ragazzo, c'è da dire che non mi lasciò cadere a terra per lo stupore. Certo, anche tu. Sei un robot? Uno dei nuovi giocattoli di papà? Mi chiese. No, sono un vero ragno. Dall'espressione sul suo volto non riuscii a determinare se fosse sorpreso, affascinato o deluso. Probabilmente tutte e tre le cose assieme. Quindi, chi pensi che stia cercando di rapirti? E perché? In realtà mi aspettavo una cosa simile già da un po'. Ricordi cosa è successo a papà? Chiese Dextre in risposta. Penso stia succedendo di nuovo. Passai molto tempo in quella casa nelle settimane successive. Il lavoro in sé era lento, come i lavori di sorveglianza tendono ad essere. C'era un vantaggio, però. Ebbi modo di conoscere il giovane Dextre. Non era difficile essere dispiaciuti per lui. Passava la maggior parte del tempo da solo, a spingere action figure giocattolo sul pavimento, inventandosi avventure di eroi e criminali. Sua madre era morta quando era in fasce, e Archibald era uno scienziato professionista che passava infinite ore in laboratorio. Dextre piangeva al mattino quando il padre andava al lavoro e quando quest'ultimo tornava la sera e il ragazzo chiedeva attenzioni o sentirsi raccontare una storia, suo padre era spesso troppo stanco, troppo occupato o entrambe le cose assieme. Perciò parlavo con lui, in parte per far passare le lunghe ore vuote quando il dottor No Subito non era in circolazione e in parte perché mi dispiaceva. «Cosa vuoi diventare da grande?» gli chiesi in un pomeriggio di pioggia. Stava giocando con dei robot giocattolo sul pavimento. I pupazzi stavano cercando di salvare uno dei loro fratelli da una grande ragnatela che avevo tessuto per Dextre nell'angolino della stanza il giorno prima. «Un cyborg, come papà!» Quello era interessante. Sapevo che il dottor No Subito lavorava nel campo della cibernetica, ma non mi ero resa conto che avesse anche potenziato se stesso. E non c'era niente negli appunti che avevo copiato dal suo studio di casa che suggerissero un comportamento del genere. Di solito, quando le persone mantenevano segreti i loro potenziamenti, c'era una ragione. Sai cosa sta facendo a se stesso? Si sta rendendo più forte, più veloce. Più intelligente, per combattere contro i cattivi quando avrà finito. Non sapevo bene se fosse la versione del bambino, così come gliel'aveva spiegata suo padre, o se fosse frutto della sua fantasia. Quali cattivi? Quelli che entrano in casa ogni paio di settimane per controllarlo. A quanto pareva, il mio cliente non era l'unico a essere interessato al dottor Archibald Cino Subito. Sono tornati i cattivi? Ha! Cattivi! Ora sono un adulto, so che erano marziani. Annuì, chiedendogli cos'altro sapesse. Sono tornati a controllare me, proseguì Dextre. A vedere se i miei potenziamenti sono pronti, dicono. Non gli stessi marziani che venivano a controllare papà quando ero piccolo, ma molto simili. Avevo visto il rapimento, perché di quello si trattava, e non era stato esattamente quello che Dextre era stato portato a credere. Dopo aver proseguito la mia sorveglianza per un paio di settimane, mi erano diventati familiari gli schemi della vita di casa No Subito. Sapevo che a volte il dottore parlava di lavoro con i suoi colleghi via Cyberlink prima di ritirarsi per la notte, e mi ero sistemata sopra lo specchio della stanza quella stessa notte sperando di origliare qualcosa di quelle conversazioni. Durante una lunga, oscura discussione riguardo vantaggi e svantaggi di una serie di diversi fluidi di neurotrasmissione, tutto cambiò. Ci fu un flash esplosivo dall'esterno della finestra, seguito da un basso mormorio ronzante, e un'inquietante, malsana luce verde parve infiltrarsi dalla finestra. «Devo scappare!» annunciò il dottor No Subito ai suoi colleghi, interrompendo il collegamento.
Pochi istanti dopo, una sezione della parete iniziò a illuminarsi di luce verde e tre tozzi soldati marziani, dagli occhi piccoli, armati di pistole a raggi, vi passarono attraverso. «Ci hai deluso, dottore!» dissero all'unisono. «Mi serve altro tempo!» Archibald si alzò dalla scrivania e aprì le mani per sottolineare le sue ragioni. «Gli abbiamo donato l'Ember, come richiesto da Ozmo, e tu l'hai sperperato! Dov'è l'arma?» «Non c'è nessuna arma, non ancora, mi serve altro tempo!» «Se non c'è un'arma, non c'è tempo! Per la legge marziana, ordinanza 1.4381.2, ora possiamo esigere il nostro prezzo!» «Questa è casa mia, la legge marziana non ha giurisdizione qua!» «Per le disposizioni di Marte esiste solo la legge marziana. Dichiariamo il nostro prezzo. Dextre!» I peli sul retro delle mie zampe di ragno si rizzarono. «Non vi darò, mio figlio. Dichiarate un prezzo diverso!» «Legge marziana, ordinanza 1.4387.6. Una volta che un prezzo è stato dichiarato, non può essere modificato, solo ritardato!» «Grandioso! Come ritardo il prezzo? E posso renderlo un ritardo indefinito?» «Legge marziana, ordinanza...» «Salta l'ordinanza del cavolo e vai al dunque!» «Un prezzo può essere ritardato solo fino a quando avrà raggiunto la piena maturità e solo con la resa dell'indebitato!» «Che significa?» «Significa che ora prenderemo te e torneremo per Dextre quando diventerà adulto!» «Ma non potete!» «Sì, dottore, possiamo!» Il marziano al comando sollevò la pistola a raggi. «No, no, non sparate. Non voglio traumatizzare il ragazzo. Verrò pacificamente.» «È sempre stato saggio.» Due dei marziani si fecero avanti, uno da ogni lato del dottor Nosubito, bloccandogli i polsi con delle spire laser marziane. Mentre lo conducevano verso il muro illuminato e, presumo, l'astronave marziana dietro di esso, il dottore si rivolse a me con parole che non dimenticherò mai. «Ragno, io lo so che ci sei. Sono stato io a darti l'incarico e firmare il tuo contratto per sorvegliare la mia casa, sapendo che mio figlio avrebbe avuto bisogno di te. Fai quello che puoi per proteggerlo e tutto quello che ho scoperto è tuo.» Era la stessa cucina, solo che adesso era mia, ereditata dal dottor Nosubito. Ben tenuta e ancora luccicante dopo tutti quegli anni. Il robogatto era un amico fedele e il robo aspiratutto era stato aggiornato ad un modello superiore e più sicuro. Stesso tavolo, stessi ventilatori al soffitto. Ma io ero un ragno molto diverso, ripensando a come ero arrivata lì. Dextre se ne era andato. Non temete, non l'avevano preso i marziani. Avevo circa 20 cicli per pianificare qualcosa e non avrei lasciato che accadesse. Dopo il rapimento di suo padre, avevo aiutato Dextre da lontano, come si addice meglio a un ragno. Minimizzando i dettagli precisi di quello che era accaduto per evitare di spaventare il ragazzo, avevo contattato sua zia, in modo che avrebbe avuto un adulto nella sua vita. Avevo falsificato i documenti a nome di suo padre per assicurarmi che avesse una buona posizione tra i logotariani e ricevesse un'istruzione adeguata. Lo avevo aiutato a superare la delusione del primo round di potenziamenti cibernetici, che senza fallimenti non sono alla pari con le magiche aspettative di trasformazione che spesso hanno i giovani cyborg. Quando i marziani iniziarono a rifarsi vivi, come sapevo che avrebbero fatto, facemmo quello che era stato pianificato. Con le loro navi spaziali e pistole a raggi e la misteriosa tecnologia, c'era un solo modo sicuro per proteggere Dextre dal rapimento. Avrebbe dovuto unirsi a un arconte e ottenere la sua protezione. Fu difficile all'inizio trovargli un posto adeguato. Dextre non è un guerriero, né un atleta e neppure un genio scientifico. Era un cyborg in progress che non aveva neppure iniziato ad attingere al potenziale delle sue modifiche. La maggioranza degli arconti non lo avrebbe degnato di uno sguardo.
ma non tutti gli arconti sono ossessionati a senso unico dalla vittoria delle strane gare ritualizzate che circondano le cripte. Alcuni pensano che aprire una singola cripta con una banda di strani, emarginati e perdenti renda il suo contenuto molto più di valore di quello che troverebbero in dozzine di cripte diverse fatte acquisire loro da una squadra di campioni. Credono che il modo in cui una cripta venga aperta sia in qualche modo correlato a ciò che si trovi al suo interno. In breve, alcuni arconti trovano valore in casi sfortunati come Dextre. Misa, spazzina del giardino fragile, era una di quegli arconti. Pensava che Dextre fosse un'aggiunta perfetta per la sua squadra e lui viaggia con lei da allora. Perciò la storia ha un lieto fine, anche se non proprio come nelle favole. Ma c'è qualcosa che mi tormenta ancora. Il prezzo dei marziani non è ancora stato pagato. Cosa si sa del dottor Non Subito? Solamente una frase che potrete trovare nel testo menzionato sulla carta Lollop il gigante, dove lo scienziato dice: i titani stanno ai giganti come i giganti stanno ai goblin. Fine. Chissà se lo rivedremo in una prossima espansione, dove con il suo effetto andrà a dare un senso più incisivo e bilanciato all'abilità gioco del figlio. Magari in un prossimo set il tema potrà essere proprio incentrato su vecchie glorie, dove finalmente si utilizzeranno in battaglia gli antichi campioni che hanno camminato sul crogiolo ancor prima della venuta della Repubblica Sauriana sul pianeta al centro dell'universo. Chissà. Come dico sempre, solo gli architetti e il tempo sapranno darci una risposta. E voi, conoscevate il passato solitario di Dextre? E dopo questa lore, continuerete a detestarlo o avrà guadagnato quei punti sufficienti per suscitare un pizzico di simpatia nei suoi confronti? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Bizzo, parlo soprattutto con te. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e il sito web Archon Arcana con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.